job. Successo pesante, la nuova torta in testa di Pum in casa della Polisportiva Carso, la 13ª giornata, il campionato allievi lì, gironi B. Formazione rosso-blu batte infatti i padroni di casa per 1-2, con i gol di Grimaldi e Imperiale, decisivo nella ripresa. Il Montagno Pari è stato siglato dal classe 2000 a Zimbardi. La nuova torta in testa si rende pericolosa al minuto numero 4, con il calcio di punizione dalla sinistra, con il colpo di testa da parte di Sperandio, che termina però sul fondo. Qualche istante più tardi, altro calcio d'angolo, questa volta però a colpire di testa sarà il numero 4 pianese e il pallone termina praticamente dalla stessa parte. Torta le teste che spinge e si rende pericolosa con una doppia occasione al minuto numero 18. Alla conclusione sarà da parte del numero 5, Chergia, mentre dal lancio da parte di Lommi arriverà il pallone con tutto solo Sperandio, che termina però sul fondo, incredibilmente. Polisportiva Carso che si rende pericolosa per un contropiede quando i minuti sul cronometro sono 20 e a colpire questa volta sarà Spognardi con un'ottima verticalizzazione. Il lob termina però dalla destra del numero 1 della Tor Tre Teste Basile. Nuova Tor Tre Teste che passa in vantaggio al minuto numero 28. A colpire sarà Grimaldi che raccoglie l'invito e con un magnifico lob mette il pallone alle spalle del numero 1 Sciarra. 1-0 per la Tor Tre Teste e Campagna, dopo aver fatto 3 cambi, fa entrare Zimbardi, cambiando completamente le carte in tavola. Il nuovo entrato si rende infatti subito pericoloso ad inizio di presa ed è perfetto Pianese in anticipo ad evitare il gol del pari. Tor Tre Teste che si rende invece pericolosa al minuto numero 22 e questa volta sarà ancora Grimaldi di testa ad impegnare Sciarra. Pareggio che arriva però al minuto numero 25 della ripresa. A siglarlo sarà proprio Zimbardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa puntando l'1-1. Tor Tre Teste che ritorna subito dalla parte di Sciarra e questa volta sarà proprio il numero 1 della Polisportiva Carso ad essere perfetto sul numero 10 Grimaldi. Ottimo il tempo di uscita a prendere il pallone ed evitare il calcio di rigore. Il gol decisivo arriverà però qualche istante più tardi. A battere il calcio di punizione sarà Imperiali, non colpisce nessuno. E così per la nuova Tor Tre Teste il nuovo vantaggio con il numero 11 che riporta sul 2-1 la formazione di Buffa. E Polisportiva Carso che tenta il tutto per tutto, ma oltre questa conclusione non c'è nulla e così il match può terminare qui.